Da quello che ho capito prima quando spiegavi l'opera, si parla di paure. Sì. Perché, per come, ci spieghi un po' meglio cosa intendete voi per paura e come intendete far riflettere le persone su questo tema? La paura in questo caso specifico di Fuori Bu è una leva istintuale su cui qualcuno può far leva appunto in modo malizioso. La paura solitamente è un meccanismo di difesa, ma può divenire un meccanismo manipolabile. Affinché questo non accada, l'arte può fornirci delle armi di autoconsapevolezza. Ecco. Il modo migliore per evitare una situazione è appunto esperirla, possibilmente con il minor danno possibile per la persona che lo prova, per le persone che le stanno attorno. Ecco, l'arte ricrea un ambiente in cui si può esperire una caduta e divenirne consapevoli senza gravi conseguenze. Ecco, Fuori Bu è in realtà questo, la volontà di esperire come in noi si possa scatenare una paura che poi ci costringe ad agire magari aggressivamente, per un bene superfluo e appunto come dominarla invece, non divenirne vittime a nostra volta. Questo è il progetto in sé. Quindi è un discorso pure sulla, sul livello di sull'innalzamento del livello di coscienza? Assolutamente, in questo senso non è una ragione in senso opprimente o negativo, è una razionalità costruttiva, è una razionalità che crea socialità, che crea civiltà, ecco, in questo senso la paura va combattuta, non in senso autoprotettivo assolutamente, è appunto un meccanismo naturale che va difeso, è un'emozione che in sé non è negativa, ecco. L'emozione in sé non ha nulla, ecco, questo vorrei chiarirlo, di male, è come viene sfruttata, manipolata e utilizzata contro l'altro, ecco, in questo caso deve essere dominata, questo è almeno quello che io come curatrice del progetto e Nicola Genovese come ideatore del progetto vogliamo far passare direttamente a pelle tramite appunto Festarte, che è un'attività relazionale, certo. È un festival sociale per l'appunto, senza nessuna opposizione in realtà, perché l'essere in sé non è di una posizione o dell'altra, di un'energia dell'altra, l'essere in sé è una propria dignità al di sopra di qualsiasi sistema, ecco, e come tale noi vogliamo promuoverlo, perché l'arte è sempre esistita, anche quando non c'erano ideologie non conosciute, ecco, questo è il vero potere dell'arte, comunica sempre e comunque e deve essere libera, soprattutto questo.